Un grande corteo per le vie del centro in programma il 3 settembre con i segretari nazionali di FIM, FIOM e UILM e sciopero a oltranza per tutte le operazioni relative a Wärtsilä dei lavoratori coinvolti nel trasporto dei motori per la Daewoo, tenuto conto che la nave UHL Fusion è già partita dal Marocco ed è attesa a Trieste questo fine settimana. Queste le azioni messe in campo dai sindacati per chiedere il ritiro da parte di Wärtsilä della procedura di stop della produzione nel sito di Bagnoli e respingere 450 licenziamenti annunciati dalla multinazionale finlandese. Non appena la nave sarà in banchina e dovrebbero iniziare le operazioni di carico dei motori, a quel punto scatterà la proclamazione di sciopero delle attività riferite a Wärtsilä dei lavoratori del porto direttamente collegati. Contemporaneamente noi faremo scattare lo sciopero dei lavoratori di Wärtsilä e di tutto l'indotto collegato, come ad esempio i lavoratori della Simetal, azienda presso la quale andremo a fare l'assemblea nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per chiamare i lavoratori allo sciopero. Il corteo di sabato 3 settembre partirà da Foro Ulpiano alle 17, attraverserà le vie cittadine per concludersi a Piazza Unità. Dai sindacati parte un appello forte alla partecipazione di tutta la città. Beh, sicuramente di raccogliersi a partire dal 3 con questa manifestazione che abbiamo lanciato, dove chiediamo a tutte le categorie sindacali ma anche a tutta la parte cittadina e istituzionale di essere presente, perché il 3 sicuramente dobbiamo dare un segnale forte di quello che è la crisi in questo momento a Trieste, che va affrontata e va gestita, e quindi per questo noi facciamo questo appello a tutti quanti di partecipare numerosi. Obiettivo della manifestazione è anche la richiesta del promesso incontro urgente al Mise prima dello scadere della prima fase dell'avvertenza il 14 settembre. Bene la solidarietà dei cittadini, dicono i sindacati, ma dalle istituzioni ci aspettiamo risposte. Sarà importantissimo far vedere la presenza della città, ma il discorso ovviamente è un discorso che va assolutamente affrontato a livello nazionale, perché addirittura ha caratteristiche internazionali. Quindi invitiamo le istituzioni a continuare il lavoro fatto e noi dobbiamo assolutamente sederci a quel famoso tavolo del Mise per capire dove siamo e dove possiamo andare.